Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi farò vedere come servire il pandoro nel periodo natalizio e nel periodo subito dopo le feste. Un pandoro farcito super goloso. Il pandoro, si sa, è un classico delle feste natalizie. Ma se volete presentare un modo diverso e creativo il vostro pandoro a tavola, seguite questo tutorial perché è un tutorial super goloso. Ovviamente l'ingrediente principale è il vostro pandoro. Poi avete bisogno di 250 g di mascarpone cremoso, 180 g di crema di pistacchio, 200 g di cioccolato bianco che andremo a sciogliere a bagnomaria ed infine zucchero a velo. Prendete il vostro pandoro e tagliatelo a fette fino ad arrivare in cima. Quindi tagliate a strati il vostro pandoro e piano piano salite verso l'alto. Quindi fate il giro con il coltello intorno al vostro pandoro. Quindi stiamo per arrivare in cima. Ho tagliato così come vedete il mio pandoro a strati, li ho girati per farvi vedere, si formano delle stelle e ho tagliato dal basso verso l'alto tutto il mio pandoro. Adesso mettete da parte il vostro pandoro e prendete una ciotola. Versate 250 g di mascarpone cremoso. Questo mascarpone è una vera delizia, è buonissimo. Adesso versate 3 cucchiaini di latte oppure potete utilizzare la soia. Il latte vi aiuterà a lavorare meglio ovviamente il mascarpone. Quindi abbiamo detto 3 cucchiai. È il momento di versare 180 g di crema di pistacchio, buonissima. Davvero buonissima. Adesso lavorate il tutto con le fruste elettriche. Mi raccomando, non lavorate molto il vostro mascarpone con le fruste elettriche, giusto il tempo di amalgamare bene gli ingredienti. Nel frattempo sciogliete il vostro cioccolato bianco a bagnomaria. Potete sciogliere il vostro cioccolato a bagnomaria o con il burro oppure con 2 cucchiai di olio di semi di mais oppure olio di semi di soia. Nel frattempo che il vostro cioccolato bianco si scioglie, possiamo incominciare a farcire il nostro pandoro. Potete mettere la vostra golosa crema di mascarpone e pistacchio nel primo strato. Dopodiché spolverate un po' di zucchero a velo. Quindi spolverate sul primo strato del vostro pandoro, quindi l'ultimo però in ordine. Spolverate lo zucchero a velo. Quindi possiamo mettere un'altra fetta di pandoro. Come vedete lo metto così a forma di stella, quindi non riposiziono il pandoro nella forma originale, ma lo metto così. E anche qui vado a mettere la crema che abbiamo ottenuto col mascarpone e il pistacchio. Anche questa volta vado a mettere lo zucchero a velo su tutto il mio strato di pandoro e così via faccio per tutte le altre fette fino ad arrivare in cima. Ah, dimenticavo, ho realizzato la bagna del pandoro con il whisky. Voi potete mettere il latte se volete. Quindi vi faccio vedere meglio, che prima non ho fatto vedere. Prima io metto whisky oppure potete mettere latte con lo zucchero a velo, latte e cacao, a vostro piacimento. Quindi c'è anche di mettere il rum. Prima realizzo la bagna, poi
con il whisky. Poi metto la crema. Quindi vado a mettere la crema. Ed infine lo zucchero a velo. Quindi sono tre passaggi fondamentali. Prima realizzate la bagna con il whisky o con il latte, poi mettete la crema e poi lo zucchero a velo. Siamo arrivati in cima al nostro pandoro, quindi anche qui realizzo la bagna. E il cappello del nostro pandoro. Come vedete ho messo anche in cima la nostra crema e metterò questa volta nuovamente lo zucchero a velo. Questa volta, dopo lo zucchero a velo, ci sarà una cascata buonissima di cioccolato bianco. Il nostro cioccolato bianco è pronto. Siamo pronti per una cascata di cioccolato bianco. Buonissimo cioccolato bianco su tutto il nostro pandoro. E voilà, il nostro pandoro farcito con il cioccolato bianco è pronto. Credetemi, è una vera delizia. Per non presentare il solito cioccolato fondente, credetemi, provate questo col cioccolato bianco. È un pandoro tutto natalizio e ricorda proprio la neve. È davvero buonissimo. Mi raccomando, provatelo. Iscrivetevi al mio canale perché ci sono davvero tante video ricette in arrivo e tutte ricette super golose. Potete mettere anche la granella di pistacchio e sarà ancora più buono. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Vi ricordo che comunque questo cioccolato ovviamente si solidificherà e l'effetto sarà ancora più bello. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, alla prossima. Baci. Da Cartisia! Non vedo l'ora di mangiare questo pandoro davvero super goloso! Ciao, alla prossima!